Capitale del Barocco, Noto è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO insieme al suo centro storico e alla Val di Noto. Ha delle origini antichissime, ma per come appare oggi è il frutto di una ricostruzione che avvenne in seguito al terremoto del 1693 che la distrusse completamente. È stata poi riedificata in un'area più ampia e anche più sicura, caratterizzata dalla sua pietra locale calcarea, chiara e compatta, che poi con il tempo assunse quel meraviglioso colore oro tendente a rosa. L'ingresso al centro storico è annunciato da una porta reale, un impattante arco di trionfo dell'Ottocento che fu realizzato per la visita di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie. Tra i luoghi più caratteristici degni di menzione, Palazzo Trigona, Palazzo Nicolaci, Palazzo Rao della Ferla e poi ancora la Cattedrale di San Nicolò, la Chiesa di San Carlo al Corso e la Chiesa del Santissimo Salvatore. In questa affascinante città, tra bellezza e mistero, giardino di pietra così come la definì Cesare Brandi, il distretto 108Y Sicilia del Lions International, creato l'archivio storico ospitato all'interno dei locali comunali di via Giovanni Bovio. Non si poteva scegliere sede migliore per retaggio culturale ed espressività urbanistica. Noi abbiamo incontrato la delegata responsabile dell'archivio distrettuale, Maria Concetta La Rosa Sallicano. Siamo entrati all'interno dell'archivio storico che è ospitato in un palazzo meraviglioso. Eh sì, è il Palazzo dei Padri Crociferi. Il Palazzo dei Padri Crociferi è stato assegnato all'archivio storico dei Lions per la sede dell'archivio. L'archivio che è la memoria storica dei Lions ed è molto importante. Il palazzo risale del 1753, però la realizzazione fu dovuta al Sinatra. Ci furono delle contestazioni a suo tempo, però il palazzo alla fine è diventato bello, come adesso vedrete. Andiamo allora a vederlo insieme. Il palazzo nel tempo ha ospitato degli istituti scolastici, il Palazzo di Giustizia, la Pretura. Adesso sarà dato all'Agenzia delle Entrate, però ancora ci saranno necessarie delle modifiche dei lavori. E qui siamo all'ingresso della nostra sezione. Ecco, Archivio Storico Lions. In questo viaggio all'interno dell'archivio storico Lions vediamo un cimelio storico che parla del distretto 108Y, che adesso non esiste, è un po' cambiato. È cambiato perché nel 1996 il distretto si scisse in due distretti, 108YA e 108YB. Il B è quello che rappresenta la Sicilia, mentre il 108YA comprende Campania, Basilicata e Calabria. Quindi questo è rimasto all'archivio storico di Noto.
sono stati posizionati i guidoncini dei vari governatori che si sono succeduti dopo questa scissione. Qui abbiamo tutti i governatori. In alto i governatori dal 2000 e questi sono dei guidoncini di officer importantissimi come il presidente internazionale Grimaldi, che è stato nominato presidente internazionale di tutti i Lions del mondo. Noi ad End abbiamo avuto in Sicilia un Lions di Enna, Peppino Grimaldi, a capo del Lions International, e questo è il suo guidoncino. Abbiamo anche altri guidoncini di altri officer importanti, governatori di tutta Italia, presidenti internazionali, cioè a capo del gruppo dei Lions europei, che sono posizionati in questa zona. Adesso partiamo dalle origini e ricostruiamo la storia dell'archivio. Era l'anno 1996-97, si formalizzò la scissione del distretto 108Y in 108YA YB, e in una riunione in casa dell'allora vice governatore Vacirca, Lucio Vacirca, si avanzò l'idea di fondare un archivio storico dei Lions, appunto per lasciare traccia di quanto i Lions fanno per la società civile. E la sede in un primo momento si voleva stabilire a Enna, anche perché Enna era anche logisticamente centrale alla Sicilia, però ci furono delle difficoltà, finché fu offerta al Lions distretto 108YB questa sede in comodato gratuito in questo bellissimo edificio per realizzare l'archivio storico dei Lions, affinché nulla vada perduto di quello che si è vissuto, diceva Dino Coletta, il nostro mitico autore di questa iniziativa, a cui il 13 aprile è stata intitolata, dopo la sua morte, questa sede. Al momento quanti sono i documenti contenuti? Adesso stiamo risalendo gli anni precedenti per dare quanto più ordine possibile a quello che abbiamo trovato materiale in sede. Noi abbiamo documenti dal 1970, abbiamo gli annuari dei Lions, cioè i libri che raccolgono tutti i nomi di tutti i soci che sono passati per i Lions. Poi abbiamo una sezione con le pubblicazioni Lions che ci sono stati donati da alcuni soci. Poi abbiamo una raccolta di service che i Lions di tutta la Sicilia hanno realizzato, perché molti Lions, quando hanno realizzato dei convegni, poi hanno stampato gli atti dei convegni, che sono raccolti qui. Fondamentale è stato anche il supporto da parte di tutti i club e anche dei singoli soci nel contribuire poi alla raccolta di tutto questo materiale. È fondamentale il supporto che ci danno tutti i club. Noi stimoliamo i club a darci il materiale, ma abbiamo raccolto anche delle fondazioni, perché molti Lions raccolgono nel tempo le attività svolte e poi ce le hanno donate. Anche tutti questi guidoncini ci sono stati donati dai vari club. E a breve questo materiale sarà fruibile attraverso il vostro sito internet. E questa è la politica adesso degli ultimi tre governatori, a partire da Mariella Sciammetta, Franco Cirillo e adesso Maurizio Gibilaro. La mira è quella di informatizzare il distretto. Già abbiamo qualcosa come 1500 file pronti per essere messi online. Riguardano soprattutto la documentazione dei governatori, gli ultimi 20 governatori. E adesso abbiamo già le schedature di molto materiale
che metteremo, possiamo mettere in fruizione. Quindi ci aggiriamo sui 1500, sulle 1500 pagine. Qui vengono conservati gli organigrammi che risalgono all'anno sociale 1986-87. Gli organigrammi parlano dell'attività di ogni governatore che si è succeduto, perché il governatore si è affiancato di una serie di collaboratori a livello del distretto, a livello delle varie circoscrizioni, a livello delle varie zone, a livello di glebe. E negli organigrammi c'è la rappresentazione di tutti questi collaboratori e delle attività che hanno svolto. Una chicca è un organigramma dell'anno sociale 93-94, governatore Ugo Iaccarino, e del distretto Y, quando ancora era il distretto Y, quello del labbro che è all'ingresso. La sala riunioni in questo momento è stata trasformata in un tavolo dove possiamo mostrarvi altri documenti preziosi, i gemellaggi, alcuni dei quali anche internazionali, ci dicevi. Sì, per esempio questo, tra il GLEB di Canicattì Ost, distretto Sicilia, e il Lions Club IASI 2000, distretto Romania. Qui invece abbiamo la sezione poster. I poster sono realizzati dai vari GLEB quando realizzano qualche attività per la città, per il comprensorio. Per esempio, per un Lions Day, il 24 aprile di quest'anno, è stato realizzato uno screening gratuito, perché praticamente con il poster si mette a conoscenza della città l'attività che il Lions fa. Del resto poi le finalità del Lions sono un po' queste, no? Sì. Parlavamo dello screening, ora degli incontri culturali, quindi veramente a 360 gradi. Attività sociali di aiuto alla popolazione, ma attività culturali di supporto alla città e supporto alle istituzioni. A corredo poi di tutto questo materiale non potevano mancare anche degli scatti fotografici, altri guidoncini e pens. Dunque, noi qui abbiamo delle immagini di alcune manifestazioni del Lions Club di Floridia, i guidoncini di alcuni congressi nazionali. E poi abbiamo una raccolta dei ricordi della convention di Chicago. E poi una parete con i gemellaggi del GLEB di Noto, che ha parecchi GLEB gemelli. L'archivio storico del distretto 108YB Sicilia del Lions International è dunque espressione di quella memoria che va conservata e tutelata, un tesoro prezioso, custode di tutte le cose.